Dopo 70 giorni di chiusura, oggi si riapre la bottega. Stamattina qual è stato il primo pensiero all'apertura? Finalmente era ora che cominciassimo a lavorare, da un servizio comunque alla clientela che lo richiedo a me da tempo, no? Dunque, però le precauzioni ci sono, i guanti, la mascherina. Adesso uno si è talmente rotto, ma chiaramente adesso lo mettiamo uno nuovo. E abbiamo tutti i sanificatori, abbiamo sanificato, almeno penso che tutti i colleghi abbiano fatto la stessa cosa, abbiamo sanificato i locali per quanto richiedono le normative, abbiamo disinfettato tutti i prodotti, tutti gli attrezzi per ogni, comunque sia ogni... Quando entra il cliente viene sanificata le mani? Certo, abbiamo l'80% addirittura dell'alcolico, il prodotto per sanificare. Insomma, tutte le precauzioni possibili sono state adottate? Tutte le precauzioni possibili, penso come me, come tanti altri colleghi, l'abbiamo adottato. Allora, la lista delle prenotazioni è lunga, vero? La lista delle prenotazioni è un bel casotto, perché comunque tutti si ammassano, tutti vorrebbero fare i capelli di una volta sola, ma purtroppo le mani sono due, le accontentiamo con di giorno in giorno, mezz'ora per mezz'ora, ora per ora, vediamo di contentare un po' tutti, ecco, giustamente. Allora, buon lavoro, grazie. Grazie mille, buon lavoro a tutti. Dopo 70 giorni di chiusura totale, oggi riprendiamo l'attività. Come andate il primo giorno? Il primo giorno fortunatamente, come previsto, bene, siamo come tutti surclassati dalle richieste. È molto, molto pesante comunque lavorare in queste condizioni, però va bene così, per l'igiene e la sicurezza di tutti ce lo facciamo andare bene, dai, giusto così. Ecco, dunque guanti, mascherina, gel disinfettante per chi entra, tutto in ordine in base alle normative, giusto? Assolutamente, qui addirittura abbiamo utilizzato tutto monouso, quindi anche dalle mantelle alle filone monouso, e ogni cliente igienizziamo tutto, dalle attrezzature alle poltrone, ai lavelli, alle maniglie, la testa, qualsiasi cosa la igienizziamo a dovere. Insomma, ci si può mangiare sopra quando si entra. In regola e logicamente anche in sicurezza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cosa più importante. Dunque, la lista di attesa è lunga? Fortunatamente sì, infatti abbiamo dovuto prolungare gli orari per questo primo periodo, però cerchiamo di accontentare più persone possibili. Vuole lasciare un messaggio, un suggerimento? Allora, sicuramente di non abbassare la guardia e di cercare, insomma, di tornare pian piano alla normalità, ma in maniera responsabile ovviamente. Dopo 70 giorni di chiusura, oggi riapertura dei saloni. Com'è andata la giornata? È stato strano, difficile. È difficile seguire le persone, è difficile fargli capire tutto quello che abbiamo fatto noi per loro, è difficile fargli capire anche tutte le, ovviamente, devono chiamare, non possono fermarsi, non lo accetta quasi un po' nessuno. Insomma, è lunga la lista d'attesa. È lunga, la lista d'attesa è lunga, io sono da sola personalmente, perché siamo già in due comunque poi a lavorare, siamo estetiche parrucchiere, non possiamo stare ovviamente in tante. La lista d'attesa è lunga, piano piano ci aspetteranno e... Ecco, avete adottato tutte le normative? Abbiamo adottato tutte le normative, disinfettato, gel, tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto con i dovuti, ovviamente, le dovute precauzioni. E invece siete ripartiti? Siamo ripartiti e speriamo di continuare ad andare avanti, perché è difficile, veramente difficile. È anche difficile in realtà poi per noi proprio la manualità. Fare il nostro lavoro, comunque io penso siamo anche un po' degli artisti, quindi in realtà non possiamo toccare le nostre vere... Avere il guanto si perde il tatto, la manualità, sì, insomma. Sì, poi queste mascherine tremende che cadono, è un casino, io sono la vergogna e niente, speriamo di non chiudere più a questo punto, perché sennò è un disastro. Un messaggio per chi ci sta vedendo? L'unione fa la forza. Dobbiamo essere tutti bravi, seguire tutte le regole, che Dio ci aiuti, non lo so perché. Va bene, grazie. Niente. Dopo 70 giorni di chiusura, oggi riapertura di tutti i parrucchieri. Com'è andata la prima giornata? Ma benino, diciamo, con un po' di precauzione sempre,
in sicurezza. In sicurezza. È difficile lavorare con i guanti, mascherine? Eh sì, un po' più difficile, soprattutto contingentare le persone, di tempo, spazio, tutte queste cose così. E l'attesa è lunga delle sue clienti? L'attesa non è lunga perché cerchiamo di veramente di mirare i tempi. Anche di velocizzare, insomma. Vi certo, siete organizzati certo. Per il meglio anche per aiutare tutte certo. Le clienti che dopo 70 giorni di chiusura, hanno insomma, tutti. Hanno bisogno e non, chiaramente non facciamo in tempo a fare tutti. Quindi qualcuno aspetta. Ecco, mascherina, aspetta qualche giorno. Mascherina, igienizzante, precauzioni. Sempre, igienizzare sempre, ogni volta, tutte le postazioni e si va avanti così. Speriamo in bene, incrociamo le dita. Un messaggio per chi ci ascolta? Messaggio, speriamo che tutto proceda bene, dai. Grazie. Grazie a lei. Dopo 70 giorni di chiusura, oggi riprendono le attività i parrucchieri. Come sta andando la prima giornata? Beh, penso che sta andando bene. Fino adesso abbiamo tagliato tanti clienti che stavano aspettando questo giorno per tagliarsi i capelli. Poi, come vedi, stiamo lavorando bene. State lavorando bene. Sempre. Qual è stato il primo pensiero quando è aperto il negozio stamattina? Di lavorarsi. Dopo 3 mesi di stare a casa. Di riprendere, insomma. Di riprendere. Ecco, non vedevo l'ora di lavorare. E di riprendere. Di riprendere. Le precauzioni ci sono, tutti mascherine, guanti. Esatto. E tutto. Poi, come vedi, siccome le regole, tutti appuntamenti. Certo. Tutti su appuntamenti. E qui... E l'igienizzante, tutto quanto. Tutto quanto. Un messaggio per chi ci sta guardando? Cosa vuoi... Un messaggio per tutti quelli che stanno guardando? Vabbè, sperare di continuare a lavorare. Io spero di continuare a lavorare e si riprende il prima possibile. Grazie mille. Dopo 70 giorni di chiusura, oggi si riaprono le attività. Come sta andando? Benino, diciamo che guardano, c'è parecchia gente in giro, soldi ce ne pochi, però. Piano piano, vediamo, dai. Ecco, clientela arrivata da stamattina? Clientela sì, qualcuno sì. Qualcuno guarda, qualcuno dice veniamo i prossimi giorni, sì, però qualcuno... Insomma, un timido approccio... Sì, c'è, un timido approccio c'è. C'è. Sì. Ecco, avete avuto, logicamente, 70 giorni, state pesanti. Tantissimo, sono pesantissimi, anche perché c'è tutta la collezione ferma. Ma qualcuno vi ha aiutato a livello di istituzioni? Non ci ha aiutato nessuno, proprio. Nessuno? Nessuno. Proprio nessuno, non ci ha aiutato nessuno e il governo anche lui ci ha dato... Sono una delle fortunate che ha avuto le 600 euro a marzo e basta. Dopodiché non... Cioè, sulla banca io non ritengo di andarmi a fare un finanziamento per pagare un altro debito, quindi non ritengo di farlo e speriamo bene. Ecco, quando la cliente viene all'interno del vostro negozio c'è l'igienizzante? L'igienizzante, ci sono i guanti, mascherina ovviamente, abbiamo il termometro, tutto. C'è tutto l'occorrente, tutto dunque l'occorrente. A livello normativo siete sì, in regola. Sì. Ora manca, speriamo che la clientela ritorni. Speriamo. Ecco, vuoi lasciare un messaggio per chi ci ascolta? Venirci a trovare, venirci a aiutare, che dobbiamo tirarci su perché siamo tutti nelle stesse condizioni e veramente dobbiamo cercare di aiutarci uno con l'altro, comprando italiano, roba italiana soprattutto. Grazie. Grazie a lei. Dopo 70 giorni di chiusura, oggi la riapertura, come sta andando il primo giorno? Ma siamo ripartiti, devo dire che siamo ottimisti perché noi da sempre siamo tendenzialmente delle persone ottimiste. Speriamo che comunque questa situazione via via vada migliorando. Per il momento sembra che la vita sia ripresa comunque in modo differente rispetto sicuramente ai giorni scorsi anche da un punto di vista del nostro paese. Ci auguriamo tutti che possa solo migliorare, insomma. Ecco, a livello normative le si rispettano, guanti, mascherine, igienizzante per chi entra? Allora, le normative, noi abbiamo dai guanti al gel ovviamente all'entrata, abbiamo anche la possibilità di sanificare i capi perché una volta che vengono provati di nostra iniziativa abbiamo deciso di sanificarli con il vapore. Prima di far entrare una persona di nostra iniziativa comunque misuriamo la temperatura. Corporea e cerchiamo di attenerci a tutte le regole. Dunque adesso si spera che ritorni la
clientela abituale e non. Certo, certo. Di qualcuno nel nostro piccolo l'abbiamo visto, certo, oggi è la prima giornata, per cui ci auguriamo che possa solo migliorare. Ecco, un messaggio per chi ci sta vedendo da lasciare? Un messaggio per chi ci sta vedendo. Che nonostante le mascherine si riesce comunque a sorridere dietro queste mascherine, quindi il nostro messaggio è che comunque la vita deve continuare e non può essere che positivo. Però ti scende di spalle. Grazie. Prego, si immagini. Ci va bene la... Dopo 70 giorni di chiusura, finalmente la riapertura. Com'è stata stamattina tirar su la Claire? Beh, intanto è una giornata emozionante, sembra quasi il primo giorno, tipo il primo giorno di scuola, una cosa del genere. Era un po' di anni che non provavo questa emozione, quindi questa esperienza ci ha regalato anche questo momento, di provare l'emozione di ripartire. E la giornata sta andando bene, la cosa più bella è che i clienti ci sostengono e sono tutti molto, ma molto, ma molto preparati ed educati ad entrare nelle attività commerciali utilizzando tutti i sistemi di protezione che mettiamo a disposizione e che ci portano anche da casa: mascherine, guanti, gel disinfettante. Insomma, la normativa la si rispetta. Sì. Ecco, le attese sono lunghe? È stata lunga ed è stata anche abbastanza dura, sì. Direi proprio di sì. Finalmente siamo riusciti a ripartire e speriamo di poter continuare a questo punto. Di continuare, ecco, che messaggio possiamo lasciare ai nostri telespettatori? Ma innanzitutto che ci sostengano, come dicevo prima, e che rispettino, ci aiutino a rispettare le regole, perché solamente questo è la cosa che ci può permettere di andare avanti, insomma, di poter non rincorrere in una nuova, magari eventuale chiusura o ricaduta di questa brutta situazione che abbiamo attraversato. Insomma, si sta vedendo la luce in fondo al tunnel, quindi direi di continuare verso quella direzione. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie mille. Dopo 70 giorni di chiusura, oggi riapertura. Com'è stato il primo giorno? Un'emozione, come se fosse il primo. Sembra il primo giorno. E clientela ce n'è? Fortunatamente sì. Ecco. Hanno aspettato con molta ansia. Hanno aspettato, la lista d'attesa lunga? Abbastanza. Ecco, precauzioni. Chiamate, prenotate. Precauzioni ci sono, guanti, mascherine, tutto quanto, gel. Attrezzatissimi. Attrezzatissimi. E dei colleghi hanno detto che con i guanti si perde un po' la manualità, insomma, la sensibilità, insomma, si crea meno rispetto a quando non si hanno i guanti, è vero? Assolutamente sì. Però ci adegueremo, no? Per forza, così. O così o così. O così o così. Un messaggio per chi ci sta guardando in questo momento. Cosa vi sentite di dire? Speriamo di tornare presto alla normalità e a rifare le barbe senza guanti. Ok, grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao. Ciao. Grazie.